Buongiorno a tutti, sono Loretta Lionetti, la nuova dirigente dell'Istituto Comprensivo Pietro Cola Mazzini di Minervino. Questo mio saluto è doveroso in quanto fra pochi giorni inizierà il nuovo anno scolastico, un anno scolastico complesso che come tutti sapete, presenta ancora tante incertezze e tanti problemi che sono stati soltanto parzialmente risolti. Però è mio dovere rivolgermi a voi, visto che la nostra scuola accoglie praticamente tutti i bambini e tutti i ragazzini del paese, per invitarvi ad affrontare quest'anno scolastico con grande serenità, ma anche con grande concentrazione e attenzione alle regole. Dunque, i nostri ragazzi, anche se il momento è ancora difficile, anche se ancora sentiamo parlare di incremento di contagi, hanno bisogno di tornare alla normalità, hanno bisogno di tornare a scuola, hanno bisogno di riprendere un equilibrato processo di apprendimento, relazionandosi con i compagni e con i docenti. Però nello stesso tempo questa normalità sarà una normalità nuova, condizionata naturalmente dalle regole che dovranno essere rispettate. E vorrei fare una piccola riflessione sull'importanza del rispetto di poche semplici regole e sull'importanza di una collaborazione tra tutte le componenti della comunità educante, cioè collaborazione tra i genitori, docenti, personale ATA. In questo momento, appunto, come ho già detto, dobbiamo avere la consapevolezza che il rischio del contagio esiste ancora e solo questa consapevolezza potrà portare tutti a rispettare le regole con attenzione, ma senza esasperazione. Dunque, voglio dire che comunque lo specifico regolamento tecnicamente sarà pubblicato sul sito, sarà comunicato alle famiglie, ma a me preme proprio instaurare una relazione di reciproca fiducia con le famiglie. Questo è il motivo anche per il quale vi ho convocato la comunità educante, diciamo, al Palasport per il 22, e quindi incontrerò nel pieno rispetto delle norme di sicurezza le famiglie a seconda dei gradi di scuola, proprio per instaurare direttamente un rapporto di fiducia senza lasciare le comunicazioni soltanto al sito o allo strumento cartaceo. A questo punto mi preme evidenziare un altro aspetto della cosa. Io intanto mi posso consentire di parlare di un inizio di anno scolastico sereno, basato sulla reciproca fiducia, in quanto da quando mi sono insediata ho lavorato studiando tutte le situazioni logistiche e organizzative legate alla sicurezza. E quindi vi posso dire che intanto abbiamo la fortuna che i nostri plessi sono dotati di aule sufficientemente grandi per svolgere, nel rispetto delle norme dettate dall'Istituto Superiore di Sanità, dicevo, per svolgere le attività in sicurezza. E in più vi dico che insieme alla preziosa collaborazione del sindaco dottoressa Mancini e dell'intera amministrazione comunale abbiamo studiato e devo dire stiamo ancora studiando, mettendo a punto tutte le soluzioni logistiche legate alla mensa e al trasporto e soprattutto all'ingresso in sicurezza dei bambini e dei ragazzi nell'istituto. Quindi
Per cui noi stiamo veramente lavorando alacremente per garantire la massima sicurezza a tutti e a voi chiediamo e a tutti quanti chiediamo il rispetto delle semplici regole di distanziamento sociale che saranno impartite. Quindi a questo punto buon anno scolastico a tutti.